Oh, sciabolette, sciabolette, mi devo sbrigare. Oh, mamma mia. Ivi, devo fare un appuntamento con Ivi. Vi rendete conto, sciabolette? Sei contento che sto facendo un appuntamento con Ivi? Scrivimelo qua sotto nei commenti, sì o no? Scrivimelo adesso, perché deve capire, se deve comprendere se magari siamo fatti per stare insieme o meno. E io sto ovviamente il contrario, perché così almeno posso rimanere single. Perché ma è questo quello che quello che voglio, ok? Ok, bene, ecco Ivi che mi sta aspettando, è arrabbiatissima perché sono in ritardo. Ciao Ivi, eccomi. Freezer, qua. Quanto tempo ci metti per prepararti? Sai che ore sono? Non sto scherzando, ma se arriviamo in questo video a 5000 like, regalerò un anello di fidanzamento a Ivi. E non sto scherzando. Lo so, scusami, ho sbagliato, non ma ho visto l'orario. Mica aspetta te, Freezer, siamo in ritardissimo, giusto. Muoviti. Ok, giusto, ok, va bene, forza. Va bene. Salve. Konbawa. Arigato. Hi, can we get the table for two? Oui. Ok, grazie. Quello è francese. È strana questa giapponesina. Ok, perfetto. Ottimo, allora io mi seguo qua. Bene. Ok. Thank you. Thank you. Can we get a menu, please? Ci sono i telefoni, ha ragione. Sì, ci sono i telefoni. Ok, bene. Allora, Okay. Oh, beh, c'è un sacco di roba. Sì, io già si è scritto tutto il menu. Sì, mi sono appuntato già tutto. Ok, sorry, can we get the order, please? Can we order, please? Please? Can we order, please? Ok, speriamo che lo sappiano l'inglese e il giapponese. Ok, salve. Spero di sì. Allora, so, number 2, number 4, number 6, number 21, 22 e 24. Ok. Perfetto. Pensa che sei spagnolo. No. Oh, sorry. The order for the girl. Ok. Mamma mia, sciabolette. Oh, guarda questi giapponesi. Allora, come parlano i giapponesi? I take a 2, a 6, 12, and 24. Ok, perfetto. Ottimo. Arigato. Gracias. Sono più confusa che altro. Sì, lascia perdere, sembra di stare in un linguistico. Comunque, sì, infatti, Sbrizzer, hai perso un sacco di tempo per venire fino a qua. Ti spieghi per quale motivo? Perché ho avuto da fare, Ivi, ok? Ho avuto da fare, purtroppo, va bene? Purtroppo Non sono ferrata con gli appuntamenti. Credo sia uno dei miei primissimi appuntamenti. Dovresti dire qualcosa. Anche i miei, in realtà. Giusto, dovrei dire qualcosa. Sei molto carina oggi, Ivi. Grazie, non... Cioè, pensavo di tutto, ma non che dicessi una cosa simile. Ti sei... credo che si dica in un appuntamento, Ivi. Penso di sì. Cioè, sono cose da appuntamenti romantici, credo. Quindi sì, a posto, sono cose che si dicono. Cioè, sì. Per dire, nel senso, non me l'aspettavo da parte tua, però ho capito, sì. Sì, tranquilla, ho capito. Che fame, vero? Mamma mia! Sì, sto morendo di fame. Ma sì, poi sì. Dovrebbe... Oh, grazie mille! Thank you so much! Rigatoni con la pasta! Va bene, grazie mille, che strano questo grazie. Giapponese. Sta provando a parlare la nostra lingua, credo abbia capito che non siamo del posto. Sì, si vede che siamo italiani, per come Oddio, vestiamo guarda pure. Come lo fanno diverso il sushi. Oddio, qua. È vero! Proviamo a mangiarli! Pronta? Dai, sì. Buon appetito! Buon appetito! Credo sia francese. Buono! Oh mio Dio, ma è buonissimo! Ti assaggiare questo, Vivi, è buonissimo. Oddio, questo qua! Mamma mia, ma cos'è? Oh, mamma mia! Mamma mia! Ma che cacchio! Sciaboletto, non ci voglio credere! No! Cosa sia il miglior sushi che abbiamo mai mangiato? Sì, Vivi, scusami! Devo andare un attimo in bagno, arrivo subito. Cosa di già? Ma sei stato tipo 5 minuti e stai già andando in bagno. Ho capito, ma devo andare in bagno, scusami. Va bene, vacci, muoviti però. Cipolette, mamma mia, che è un po' nervosa. Dove si sono nascosti quei tizi? Che idioti. Fate silenzio. Tutti quanti in un blocco solo, idioti. Ma siete stupidi. Ma pensate sono veramente la pianta. Sono la pianta. Cosa state facendo? Perché mi state spiando, sciabolette? No, che problemi avete? Non ti stiamo spiando. È che c'era una farfalla bianca. L'avevo seguita da camera mia fino a qua. Non è vero, mi stavate spiando. Io ne sono certo. Sì, ti stavamo tenendo d'occhio, Sbrizzer. Perché mi stavate tenendo d'occhio, Perché vogliamo capire se... Se stai facendo sul serio, se stai dicendo solo cavolate, stai fidanzato con Ivi solo per, non lo so, per qualche motivo.
No, 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 fidatevi, è tutto sul serio. Non Mamma fatela attendere. Mia, non... Fischia, ma hai visto come sei vestita per te? È tutto serio qui. Tu ci sei? No, dentro. Perché Sbri. Ora mi sono vestito come Tyler di Wednesday. Guarda, sono uguale. Comunque, senti. Ma non me ne frega niente di te. Hai visto? Lei è proprio una bomba. Amico, dovresti essere grato. Va bene, ok, bro. Però, capito. Ma io... poi Sbri, il fatto è che sembra che tu non sia molto serio. Come? Come non sono molto serio? Perché non dovrei essere molto serio? Io sono molto serio. Sì, sì, ragazzi. No, 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 io sono molto serio, ragazzi. Perché non dai no, lì? No, 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 no. Mi puzzi di cacchina. Di cacchina? Oh mio Dio. Sì, sì, sì. Non mi sono lavato, evidentemente. Beh, vado subito dalla mia Ivy che stavo mangiando. Sei sicuro che ti piaccia? Sì, sì, sì. Non rompete le scatole, sciabolette. Mamma attenzione, mia. Attenzione, amico. Ci mancavano solamente loro che facessero gli stalker. Oh, mamma mia, Ivy. Scusami. Ma quanto ci hai messo, mamma mia? Sbritto. Già la cameriera ha portato via i piatti. Già, non so neanche se avevi finito. Aspetta, ti sei mangiato pure il mio piatto. Sì, beh, ovvio, che cosa? Dovevi aspettare che aspettassimo qualcun altro? No. Volevi invitare qualcun altro? No, 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 perché era una serata solo per noi, Splitter. Ma scusa, perdi tempo. Scusa, ero in bagno, ok? Perché la salsa di soia mi fa venire il pipino liquido, ok? Nel liquido nel pipino mi fa venire, ok? Quindi mi dispiace. Senti, Sbri, io stavo pensando una cosa, visto che comunque, vabbè, la serata può andare avanti. Non è che dobbiamo fermarci a questa cena squallidissima, bellissima. Ma squallidissima? Mi sono divertito, abbiamo mangiato. Ma tu sei stato 3 secondi seduto davanti a me e poi sei sparito, cioè nel senso. Ma sono andato in bagno, perché non devi... Ma tu usi solo scuse. Comunque, stavo pensando che magari, visto che... Dicono che qua fuori ci sia un molo bellissimo su cui fare delle grandi passeggiate. Si vedono un sacco le stelle. Potremmo provare a fare un giro lì. Ah! Ah! Cacchio, no, aspetta, però se crea una situazione romantica potrebbe... vediamo, capiamo, andiamo a vedere, dai, ormai. Okay. Oh mio Dio, che fortuna! Oh, Ivy, mi dispiace, guarda! Closed at the moment, vuol dire... Vuol dire che non puoi entrare. Dov'è la giapponese? Cosa? No, non credo che possa farci entrare. Sì. Cioè, mica siamo figli di papà. Sorry, no. Sorry. Ivy, ma che cosa? Sorry. Oh, sciabolette. Dai, zitto. Sorry. Can we go outside, please? Oh, no! Ah, credo abbia detto sì, certo. Ah, sicura? Aspetta, vediamo se mi picchia, se la apro la porta. Ok, ottimo, ottimo, grazie. Salutito, salute. Salute. Bless you. Oh, mamma mia. Ok, perfetto. Oh, no. Vabbè, possiamo vederlo anche da qua. Non c'è bisogno di scendere di sotto. Ma perché? Guarda che bel cielo stellato che c'è, forza. Oh, no. Ok, ok. Oh, mamma mia. No, 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 no. Sto andando a creare la situazione romantica. Ok, arrivo. Oh, no, mamma mia, quanto sei lento. Scusa, Allora. Sì, che bello, veramente bello. Guarda la luna, che bella. È bellissima. Incredibile. Cioè, dai, forza, è un posto molto carino, nel senso avremmo dovuto passarci più tempo in posti del genere, non credi? Sì, hai ragione. Beh, tutto bene che finisce bene, non credo che... Ai! Aspetta, cosa è successo? Ma che diavolo ti ho saltato in... l'hai davvero fatto? Cosa è successo? Mi hai baciata. Cavolo, non pensavo che ti interessassi fino a tanto. Credevo che ci andassi piano. Invece in realtà, wow, sei tipo... Sei stato tipo... Non credevo che avessi rischiato fino a tanto con me. Nel senso, dopo tutto quello che abbiamo passato, dopo tutti i dubbi che hai avuto. Sono insomma... stati loro con l'arco di Cupido. Non ci credo. Sì, mamma mia. Ora credo che sia giunto il momento di andare a casa, che è un po' di sonnuzzo, Ivy. Potremmo passare, non lo so, a fare una passeggiata. Però, ok, allora non fa niente, accompagnami a casa. Sì, sì, giusto, ok, bene. Ah, mamma mia, che bella serata. Beh, ora abbiamo concluso anche a modo. Sciabolato. Wonderful. Sì, wonderful, veramente wonderful, sì. Oh, mamma mia. Cacchio. Giusto, devo pagarla. We have to check out, please. How much? How much is the bill? How much? Ok, ho capito, un attimo solo. Ok. Perfetto, grazie mille, arrivederci. Arigato gozaimasu. Arrivederci.
Oh, mamma mia. Ah. Non imparerò mai questa lingua. Sappi. No, neanche io. Neanche io, Ivi. Neanche io. Ok, bene. Andiamoci a casa. Sì, sì, sì. Ma comunque è stata una serata piena di esperienze. Nel senso... È stata una serata dove tu, vabbè, tu fai cose che veramente tipo andare in bagno dopo 3 secondi che hai mangiato, però vabbè, lasciamo stare. Lo so, prossima volta magari sai cosa facciamo? Mi vado prima. Mangiamo messicano, no? Anzi è peggio, come non detto. No, magari. Aspetta, andiamo magari. Magari la prossima volta tipo faccio prima pipì. E poi andiamo a mangiare fuori. Che ne dici? Così almeno non devo andare più in bagno, eh? Beh, può essere, sì, può darsi. Bene, bene. Stai facendo? Vuoi veramente entrare qua dentro? Vuoi stare con me tutta la notte per caso? No. Senti, non stai correndo un po' troppo? No, perché? No, non avevo intenzione di farlo. Volevo solamente salutarti, Ma a me sembra che tu voglia proprio dormire con me stanotte nella mia stanza, al mio fianco. Cioè, alla fine ti stai... Sbrisa, ma di che stai parlando? Non avevo pensato questo. Sei un pervertito. Ma come? Ma io non stavo pensando mio niente a questa cosa. Ho solamente messo un passo davanti a camera sua. Ah, non me ne importa, ciabolette. È stata veramente una serata assurda. Fuori dal normale. Devo mettermi pigiamino. E mi devo andare a dormire. Devo andare a dormire. Andare a mettermi a letto. Ah, perfetto. Ottimo. Adesso mi vado a lavare i denti. Il cellulare lo metto a caricare qua. Ok, lo metto qua. Ecco, perfetto. Ottimo. Cacchio. Bro, ma non sai che entrano gli spifferi così lasciando aperta la finestra? Appunto. Sciabolette, che cosa ci fate qua? Ascolta, Sbri, abbiamo visto tutto noi. Tutto? Sì, tutto. Lo so, tutto perché Elox è stato quello ad avermi colpito con l'arco, vero? Dico bene, Elox? No. Ma non parliamo di quello, Sbri. Parliamo di quello. Che cosa? Quello che è successo in casa. Amico, davvero volevi fare queste cose la prima notte, dopo il primo appuntamento. Sei davvero un pervertito, un maniaco. No, pure voi avete capito male. No, io ero solamente entrato dentro camera sua perché pensavo che non fosse così tanto male, ok? Non volevo assolutamente dormire in camera sua. Non volevo. Indignato, me ne vado, basta. Non volevo dormire in camera sua, Ryan. Io ti tengo d'occhio. Ciao, la porta aperta, che sennò non posso tenerti d'occhio. Però ti tengo d'occhio. Oh, mamma mia. Io veramente, Sbri, non me l'aspettavo. Veramente ti credevo una persona diversa. Avete preso un cane, ragazzi. No, non è così come dico. Blazer, attento a come la tocchi. Perché oggi stamano può essere fero o stamano può essere piuma. Oggi è stata piuma. Domani non ti assicuro niente. Ok. Non importa. Adesso devo mettere delle sicure intorno di questi balconi, così che le persone non possono entrare. Ciabolette. Adesso vado un attimo in bagno. Ivi. Ciao, Sbri. Stavo andando in bagno? Sì, stavo andando in bagno. Oh, prego, vai pure. Ci metto poco. Sì, tranquilla. Ok, ciabolette. Mamma mia, pure problemi col cugino adesso, con Elox deve avere. Mamma mia, speriamo che si sbrighi. Io voglio solamente sognare. Buonanotte. Perché così tanto seria? Va bene. Sciabolette. Bene. È luce fu. Ok, laviamoci i denti. Perfetto. Ottimo, adesso possiamo andare a dormire. Sciabolette, che delirio. Speriamo ovviamente che non accada più nient'altro. Va bene. Buonanotte a me. Che c'è qua? Ivi! Che succede? Che è successo? Che ci fai qua? Stavo dormendo, era palese, credo, la cosa. Stavo dormendo. Eri in camera, svegliato. Eri in camera tua. Sì, ero in camera mia, cioè, nel senso. Io avevi detto che non potevamo dormire insieme nel no, tuo letto. No, io ho detto, no, appunto, ho detto che non potevamo dormire insieme nel mio letto, non sul tuo. Cioè, era questo il discorso. Bene, buonanotte.